Passa un rec, passa un rec, un bel applauso davanti alle camere. Fallo Ciao, te. ciao. Pure io. Aspetta, aspetta, buoni tutti, fallo solo te. Ok. Con Lorenzo Fiorini termina un'altra stagione di Cosmos League, la prima dopo l'allargamento al Valle dei Casali. Un bilancio generale, volevamo chiederti di questa di quest'annata, di questa esperienza e delle innovazioni proposte dall'organizzazione quest'anno. Sì, quest'anno comunque la Cosmos 20 può essere... Sarà sempre così, lo sai. No, quest'anno la Cosmos 20 ha... No, aspetta, le No, e la Cosmos 20 può ritenersi soddisfatta di quest'anno per come è andato il torneo. 48 squadre l'invernale e 32 l'estivo, comunque sono numeri che portano a pensare in grande, come volevamo farlo anche l'anno scorso. Quest'anno ci siamo consacrati, l'ho detta la festa di presentazione del torneo, e comunque le squadre che hanno partecipato sono rimaste soddisfatte dall'organizzazione ed era il punto dove volevamo ripartire il prossimo anno. Un torneo allargato, quindi un numero ampio di squadre, fa sì che i partecipanti trovino tanti livelli diversi. È nata quindi, ci hai fatto sapere, una necessità all'interno del torneo invernale di livellare la competizione, proprio perché avendo tantissimi tipi diversi di giocatori, di squadre, più organizzate, meno organizzate, più giovani, meno giovani, più atletiche, eccetera, c'era la necessità di dividerle in delle categorie. Sì, noi anno dopo anno la Cosmos 20 vuole comunque portare novità al torneo, anche in base alle esigenze delle squadre che ci danno dei consigli oppure delle critiche, perché comunque le critiche fanno parte del nostro lavoro. E anno dopo anno cerchiamo di migliorare il torneo. Quest'anno ovviamente su 80 squadre, non conoscendole tutte, abbiamo cercato comunque di livellarlo il più possibile per il semplice motivo dividendo Champions League, Europa League, Playoff e Playout. Il prossimo anno però cominciamo fin dall'inizio, cominciamo con una Serie A, Serie B e Serie C, dove comunque le squadre, in base a un ranking delle annate precedenti, possono comunque scontrarsi già da subito con delle squadre a loro livello, senza togliere niente alle squadre Serie C o Serie B, però comunque la Serie A, in base alle passate edizioni della Cosmos League, del vecchio corso 2000, facciamo una Serie A molto più competitiva, perché comunque il livello delle squadre più forti è elevato rispetto alle altre squadre, senza togliere alle Serie B e Serie C. Ci sarà comunque occasione, abbiamo saputo, per le squadre che appartengono alla Serie B e alla Serie C per scontrarsi con le più forti tramite la formula delle coppe nazionali. Hanno sempre avuto un grande successo le coppe perché vedevamo che i valori del campionato tante volte in uno scontro diretto potevano essere stravolti. C'è anche la bellezza di sfidare una squadra che è in un'altra categoria per chi viene dal basso e casomai il sogno di poterla battere. Sì, comunque il campionato è lungo e quindi magari può perdere punti per strada. La Coppa sono partita a botta secca, eliminazione diretta oppure andata e ritorno, comunque una o due partite. E magari scontrandoti con squadre più forti, magari una giornata o due giornate no della squadra di Serie A, puoi battere tranquillamente e passare il turno. Poi ricordiamoci che chi vince le coppe ha il diritto a essere promossa direttamente alla fine dell'anno, anche se arrivi nel campionato in una posizione dove non ti permette di salire. Fare un torneo come il tuo, quello comunque organizzato dalla Cosmos 20, faceva sì che, tranne per le squadre che vincevano il torneo l'anno prima, la loro categoria, potevano riconfermarsi con la stessa maglia, lo stesso nucleo l'anno successivo. Tante volte, cambiando nome della squadra, cambiando quindi colori di maglia, cambiando compagni, eccetera, non si creava continuità negli anni. Il creare delle categorie può far sì anche che nascano delle storie vere e proprie all'interno di squadre di stagione in stagione. Sì, comunque questa è una delle cose che ci hanno consigliato le squadre. Abbiamo fatto una riunione anche noi tra organizzatori, abbiamo optato per far sì che comunque il torneo ha una sua continuità durante il corso degli anni, perché comunque le squadre si affezionano al nome, si affezionano al gruppo di persone che partecipano per un anno intero al torneo,
e vogliono che comunque la loro storia di squadra continui anche negli anni a seguire. Quindi abbiamo cercato di accontentare le squadre in maniera tale che comunque la loro squadra c'è una storia. Poi tramite il sito internet che abbiamo noi posso andare a vedere comunque le annate precedenti e confrontarsi con quella che con le squadre con l'annata di questa de, 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 vabbè, dell'annata di quest'anno a quelle dopo. Quindi comunque è un paragone che possono fare, è un paragone che comunque ci permette a noi anche di livellare il numero delle squadre e la forza delle squadre, perché comunque cambiando giocatori, magari o uno o due giocatori possono comunque far sì che la squadra cambi totalmente. E noi vogliamo far sì che comunque i partecipanti delle squadre rimangano quelli, portando qualche modifica, però sappiamo sempre che il valore della squadra è sempre quello. Comunque ci permette a noi di livellarlo perfettamente anche negli anni dopo. Cosmos che si muove a 360 gradi, non parliamo solo di calcio a 5, invernale e estivo, parliamo anche di calcio a 2 e dall'anno prossimo di calcio a 8. Vuoi parlarci di queste novità o comunque in generale come si trovano i giocatori che partecipano ai tornei da voi organizzati in relazione alle diverse discipline che potete proporre agli ulivi? Sì, noi a Ulivi ci siamo consacrati col calcio a 5 e con il calcio a 2 stiamo avendo ottimi risultati. E ovviamente molte squadre vengono dal calcio, i giocatori vengono dal calcio e preferiscono giocare al calcio 8, però per motivi di numero, organizzazione di squadre, di partite, si aggregano al calcetto. Noi vogliamo far sì che comunque e la Cosmos nasce anche come calciotto, perché comunque agli Ulivi non ce l'abbiamo questa opportunità per una questione di spazi, però dal prossimo anno abbiamo stipulato un contratto con il Kipling in modo tale che possiamo organizzare anche il calciotto, partendo da sempre dal basso, perché comunque non possiamo fare tante squadre per il semplice motivo che è il primo anno che organizziamo il calciotto, però la gente conosce come organizziamo i tornei e sappiamo comunque che possiamo raggiungere livelli pari al calcetto tra qualche anno. Una festa, quella tradizionale, che quest'anno si svolgerà il 2 luglio, dove verranno introdotte in parte queste novità agli appassionati, ma sarà comunque un'occasione per tutti quelli che hanno partecipato quest'anno e hanno vinto qualcosa di poter sollevare i loro trofei, quelli che non l'hanno fatto al momento della vittoria, casomai in una finale, eccetera, ma anche l'occasione per prendere vari riconoscimenti o targhe, dato che con tantissimi partecipanti, tante competizioni e tante discipline, ci sono tante persone accreditate da premiare, diciamo. Sì, noi abbiamo fatto facciamo queste feste inizio e fine torneo per il semplice motivo che vogliamo che le squadre che alzino la coppa vengano viste comunque a tutti i partecipanti, perché magari alzando la coppa a una partita singola, magari non può venire la gente a vedere la partita e quindi magari la soddisfazione di alzare la coppa davanti ai loro avversari è anche una questione di. Cioè, noi la vogliamo far sì che comunque diventi una festa per tutti, anche alzando un piccolo trofeo, una sorta di terzo tempo, che comunque le squadre avversarie fanno i complimenti alla squadra vincitrice e viceversa, perché comunque agli Ulivi è nato non solo un torneo a fine a se stesso, ma anche un torneo che a fine partita nascono amicizie che poi durante il corso degli anni magari possono nascere amicizie anche non solo all'interno del campo ma anche fuori. Ricordiamo comunque Cioccolini Angelucci, adesso un esempio che abbiamo fatto poco fa, un videoclip a loro, è nata questa amicizia proprio all'interno del circolo sportivo di Ulivi tramite in questi campi e possiamo fare 3.000 esempi, però. E questo che la Cosmos vuole portare alle squadre, non solo competizione, perché comunque la competizione ci sta e ci deve essere, è anche un rapporto di amicizia che si crea dalle squadre fuori dal campo. Possiamo vedere anche la 24 ore. La 24 ore ci ha avuto un successo incredibile perché comunque su 13 squadre la maggior parte delle squadre si conoscevano tra di loro, è nata una festa, non solo una competizione fine a se stessa, ma proprio una festa dove le squadre hanno voluto
hanno voluto confrontarsi in campo e poi mangiare e bere una birra o mangiare un panino fuori dal campo parlando di altre cose che non sia il calcio. Lorenzo, ti volevo chiedere una cosa, se a lui avrei potuto chiedere della... ho sentito che volete organizzare anche il mercato o il mercato interno alla Cosmos con le sessioni eccetera, ne stai parlando con Paolo? Io spero di non farla proprio adesso. No, ti volevo chiedere se è una cosa da chiedere o no, perché ho sentito solo lì alle voci, perché ho detto prima diciamo se sta tutta quanta la partecipazione. Ok, io non ricordo se ho dimenticato di chiederti qualcosa, perché il nuovo circolo lo volevo chiedere a lui, sì, visto che tu hai organizzato presso il Valle dei Casali, giusto? Sì, stavamo... comunque insieme, ok? E... Siamo a 12 minuti. Siamo a 12 minuti. Vabbè, ma tanto... per quello. E... quello che volevo chiederti, se le coppe europee verranno riproposte anche all'interno delle categorie del prossimo anno, tra Serie A, Serie B e Serie C. Allora... aspetta, si abbassa un minimo il vento. Sì. Basta. Per quanto riguarda il prossimo anno, per le coppe europee non ci sta una coppa europea, una fase finale di coppa europea, per il semplice motivo perché noi vogliamo... il torneo si chiama loro Serie A, Serie B, Serie C con il nome delle squadre vere di Serie A, Serie B, Serie C, quindi dando anche un senso di nazionalità al torneo, perché è una cosa simpatica, con le magliette veramente di Fiorentina, Palermo, Roma, Lazio, Serie B, Trapani, Pisa, tutte queste squadre qua, e quindi non ci sono coppe europee, però ci sono retrocessioni e promozioni, cosa che comunque le squadre, oltre al premio che andranno a vincere, un premio diciamo calcistico, è anche quella di andare oltre la categoria oppure di non cercare di non retrocedere, perché comunque l'anno dopo, col fatto che il torneo ha una sua continuità, magari possono trovarsi in una categoria superiore, confrontarsi con gente più forte oppure scendendo di categoria e comunque trovare gente magari sulla carta meno forte di loro, perché procedono dalla Serie A alla Serie B o dalla Serie B alla Serie C, però comunque che si devono conquistare subito la risalita. Allora salutiamo Lorenzo, gli auguriamo in bocca al lupo e tanto ci vedremo prestissimo presso gli Ulivi Village. Grazie a voi, grazie a tutti. Taglia.